Cominciamo subito con l'analisi settimanale del nostro indice MIB. Questa settimana sembrerebbe essere partita una fase positiva e di rialzo in cui prezzi e volumi sarebbero tornati in fase. Andiamo a vederli subito. Dunque, come vedete, volumi in crescita su prezzi in crescita e volumi in diminuzione su prezzi in diminuzione, soprattutto notate insomma sulla giornata di venerdì di oggi, dove comunque i volumi si sono ottenuti piuttosto bassi. Come abbiamo ripetuto parecchie volte, volumi che salgono su prezzi crescenti e allo stesso tempo volumi che scendono sui minimi sono una tipica condizione di rialzo, di un rialzo valido. Dunque, questa situazione insomma ci fa pensare che in effetti siamo sulla scia di un nuovo rialzo, però attenzione ai livelli segnati dalle medie mobili. Ecco qua, vedete che siamo esattamente subito sotto la media mobile importante, la media mobile del ciclo intermestrale, che fa da pesante resistenza. E poi abbiamo anche insomma l'incontro con la media mobile rossa, quella del ciclo intermedio. Sarebbe importante insomma che i prezzi rimanessero al di sopra di questa media mobile rossa, soprattutto insomma finché siamo nella prima fase, nel primo ciclo 3, sì, di questo rialzo. Dunque dicevo, sarebbe importante che i prezzi rimanessero al di sopra di questa media mobile per difendere il trend rialzista partito questa settimana. E quindi se la settimana prossima si conferma dunque una scia dei prezzi positiva al di sopra di questa media mobile, potremmo dire che in effetti è partito un nuovo ciclo intermedio, un ciclo di medio periodo rialzista che poi andrà a concludere quel ciclo annuale iniziato nell'estate del 2012 e che ci ricordiamo appunto essere stato fortemente rialzista. E quindi ci aspettiamo una ripresa di quel mercato toro iniziato nell'estate del 2012. Da lì, però, insomma, allora andiamo per ordine. Se questo fosse il caso, noi ci aspettiamo la settimana prossima che venga varcato innanzitutto un primo target a 16.200 punti, oltre il quale evidentemente l'indice si libererebbe finalmente da dalla congestione dei prezzi che si trascina, ormai si è trascinata per tutto il periodo post-elettorale, e potrebbe in questo caso finalmente ritrovare le forze per ripartire in un deciso rialzo. Se invece la settimana prossima abbiamo un ritorno al di sotto della famosa media mobile rossa che abbiamo visto prima, e quindi però in questa immagine non si vede, comunque insomma si parla al di sotto del livello dei 15.700, avremo allora un primo target ribassista a 15.500 punti, che è segnato evidentemente dalla media mobile blu del ciclo 3 sì più 2, sì esatto. Dopodiché, varcato questo primo livello ribassista, avremo evidentemente un ritorno sui minimi, quindi quota 15.000. Dopodiché il vuoto, ecco, però insomma prima di arrivare a queste conclusioni drastiche andiamo a vedere per esempio cosa ci dicono le sharp jaws del BTP e del Bund. Sappiamo insomma che in questi giorni lo spread si sta un po' riducendo, infatti si vede chiaramente come i due si stanno proprio attualmente incrociando, e quindi se la settimana prossima continua questa fase di transizione e di movimento che porterà il Bund al di sotto del BTP, avremo un chiaro segnale positivo per le borse.